Non ho ancora capito il motivo, ma nelle ricette più semplici molto spesso trovo un sacco di difficoltà. Il piatto in questione è l'omelette, la ricetta del giorno. Infatti molte domande mi attanagliavano la testa. Ad esempio, quali sono le differenze tra un omelette ed una crespella? L'omelette vera e propria si deve rigirare nella padella oppure no? Qual è il grado perfetto di cottura dell'omelette? Insomma, un sacco di domande, ma oggi troveremo tutte le risposte. Seguitemi in questo video. Per un omelette dal diametro di 28 cm ci servono 3 uova, sale, pepe, un cucchiaio di olio extravergine, facoltativo per farcire 70 g circa di formaggio tipo fontina. Sgusciamo dunque 3 uova e vanno mescolati albumi e tuorli. Questa è la mia cucina di casa dove faccio gli esperimenti e con orgoglio, insomma, vi ho portato tutto il mio staff. Una volta sgusciate le uova, aggiungiamo sale e un po' di pepe. Alcune ricette prevedono l'utilizzo della panna per aumentare la quantità di grasso all'interno dell'omelette e per renderla più morbida. Possiamo eventualmente aggiungere un pochino di latte per renderla più spumosa, però diciamo che l'omelette vera e propria va preparata esclusivamente con uova, sale e pepe. Sbattiamo con la forchetta ed emulsioniamo bene, amalgamiamo tutti gli ingredienti. Adesso non ci resta che trasferirci subito in padella. Io ho già messo un solo cucchiaio di olio all'interno della padella. Dobbiamo fare attenzione a non superare il punto di fumo dei lipidi per avere un prodotto quanto più sano possibile. Vedete, un cucchiaio di olio che l'ho ben sparpagliato sulla padella. Alcune ricette prevedono l'utilizzo del burro, dello strutto, io chiaramente preferisco l'olio, che è fonte di grassi insaturi, a differenza del burro, dello strutto. L'olio deve essere caldo, versiamo. Ho scelto una padella in pietra dal diametro di 28 cm. Mettiamo il nostro composto e, come potete notare, la cagliata inizia, cioè l'uovo coagula. Con il polso cerchiamo di rendere quanto più possibile omogenea l'omelette, vedete? Non deve essere troppo alta, troppo spessa. Sono tutti accorgimenti molto importanti per realizzare un prodotto ottimale. A differenza delle crespelle, nell'omelette non ci deve andare la farina e a differenza delle frittate, l'omelette non va rigirata all'interno della padella. Con la paletta sparpagliamo bene l'omelette, così, sulla superficie. Un'altra caratteristica distintiva dell'omelette è la differenza di consistenza tra il bordo, quello che appoggia, diciamo, la superficie più bassa dell'omelette, ed il cuore. Il bordo infatti deve essere bello croccante, mentre il cuore deve rimanere leggermente umido. Poi si può piegare in due oppure in tre a libro. Vediamo qui. Vedete infatti, come vi dicevo, il cuore, quindi il centro dell'omelette, è leggermente umido. L'omelette è pronta quando, rigirandola così, dando dei colpetti con il manico, si sposta da una parte all'altra. Chiaramente più olio mettete, più facile sarà l'operazione, però il consiglio che vi posso dare è quello di utilizzare quanto meno olio possibile. Io decido di fare un omelette al formaggio, quindi un classico. Metto due fettine di formaggio tipo fontina, così, e voglio piegarle in due e faccio questo passaggio aiutandomi con il manico. Eccolo qui, perfetto. Attendiamo alcuni istanti e poi possiamo servire l'omelette. E questa è la mia omelette, il cui interno è comunque leggermente umido, non so se si riesce a notare. Fa già molta voglia. Comunque potete seguire la stessa ricetta e farcire l'omelette invece che col formaggio, magari con qualcosa di dolce. Io la adoro con la marmellata di more, una vera delizia. Buon appetito da Alice, My Personal Trainer. Alla prossima video ricetta.